non c'ero. Siamo qui con Andrea De Cesaris. Andrea, stupendo, veramente, c'era Patrese sul podio. Nessuno si accorgeva di questa tua fatica immane a spingere questa macchina. Sei quarto lo stesso, ti rendi conto, sei felice? Sono contento perché il problema è stato che da 20 giri dalla fine si è accesa la spia della pressione della benzina, ho dovuto rallentare. Andavo molto più piano apposta per finire la gara, altrimenti potevo finire qui primi. Comunque se ho finito va bene così. Senti Andrea, una fatica enorme. Un quarto posto che lo hai meritato tutto proprio. Ecco, adesso i meccanici lo stanno aiutando. Uno sforzo. Immane, scusa, abbiamo sofferto assieme a te. Ti lasciamo riposare un attimo. Una bellissima corsa, tu lo sai. Yeah. Questo è Di Jordan che gli sta dicendo qualche cosa, probabilmente da non fare a livello regolamentare. Certo, probabilmente, ecco, non volevo sapere, la macchina non era prevista, insomma, no? Senz'altro non è permesso spingere la macchina se uno è in gara, perciò anche ma la se... gara era finita, esatto, gara era quindi finita. Non gli possono dire niente, non gli possono... Comunque era meglio che si fermasse, perché però diciamo tagliare il traguardo a spinta. Guardate le occhiaie di Patrese, sicuramente doppiamente meritevole questo suo quarto successo nelle due. C'è appunto Andrea che voleva discutere sul discorso della spinta della macchina, però a gara finita, no? A gara finita non dovrebbero poter dire niente, comunque ha fatto bene a fermarsi e spingerla, perché non può tagliare il traguardo. Ma comunque la macchina mia era in mezzo alla pista, io non sapevo se la gara era finita o meno. Ma hai fatto bene, ti sei fermato, sei quarto, bravo, hai fatto una grande gara, stupenda. Grazie Andrea, adesso ti lasciamo tranquillo.